Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Ciao. Ti porto sempre in campagna? Sempre, ma ultimamente... Anche questa, c'è una storia anche qui, eh. I miei appena sposati... Venivano qui. Sì, una aveva 17 e una aveva 16 anni. Cioè, noi facciamo gli SOS... Avevo 33 anni in due. Facciamo gli SOS solo, diciamo, nei luoghi. No, è stato un caso, dai, su, ora siamo a Muciafora. Qui c'è nata mia sorella. Dove siamo? A Muciafora. Ha detto anche Miciafora. Ecco. E siamo vicino a Pontelagiasse, chi non la conosce, bellissimo posto, usato in collina, bello, poi tutto restaurato, sì, tutte le casse veramente, sì. Poi si sveglia in campagna adesso, però siamo venuti qua perché la scorsa settimana, quando siamo andati alla Chiassa Superiore dal, sì, simpaticissimo Don Mario, sì, che salutiamo, e abbiamo raccolto così qualche testimonianza che chi abita da queste parti è un po' in difficoltà con la raccolta differenziata, nel senso che abbiamo visto c'è il cassetto per i rifiuti, quelli diciamo normali, differenziati, c'è quello per il cassonetto per i rifiuti organici, manca quello della carta e della plastica. Esatto, e chi vuol fare la differenziata se la fa a casa e quindi di conseguenza deve portarla poi nei posti dove c'è la raccolta differenziata, e quindi o andare alla Chiassa dove ancora ci sono i cassonetti e non viene fatta la raccolta porta a porta, oppure sono altrimenti portarla a Arezzo, perché a Pontelagiasse non è possibile in quanto viene fatta già la raccolta porta a porta, la differenziata. E poi ci si chiede come mai la nostra provincia ha una percentuale differenziata, no, che è abbastanza bassa. Ma i dati andrebbero anche un po' verificati, ti ricordi una volta la prima che faceva la differenziata era Grosseto, sì. Perché? Perché c'aveva il taglio delle piante e la portava molto alta sull'area differenziata. Certamente è importante perché i comuni risparmiano diversi soldi facendo la raccolta differenziata, andando oltre il 60-65, non mi ricordo la percentuale, ma per cento, per cui non pagano le ulteriori imposte previste dalla regione in caso di raccolta differenziata minore rispetto a quello previsto. E quindi è vero che i comuni da una parte spendono per fare la differenziata, ma è anche vero poi che se raggiungono quei parametri previsti dalla legge hanno poi un beneficio complessivo abbastanza importante. Quindi mettiamo anche che la facciano pari, però di fatto è così, si salvaguarda l'ambiente in un modo particolare. Però insomma, mettendosi nei panni di un cittadino che abiti, sicuramente abita in una frazione abbastanza piccola, no? Sì. Però insomma... mettiti nei panni di chi deve caricare dei sacchi, già a volte uno non ha voglia di farla se ce l'ha davanti a casa, figuriamoci chi deve portare, dai. Questo è vero, poi mi dicono anche perché non la fanno quassù, perché ci sono delle difficoltà, il camion qui, la strada è stretta, non passa, e quindi di conseguenza non possono fare la raccolta porta a porta, ma non lo so, bisogna sentire sei toscana, perché se effettivamente questo è vero o non è vero. Ma... Beh, cassonetti non ci sono, quindi. No, cassonetti non ci sono, quindi che fai, non passano. È pacifico. E tutti dice vuole fare la raccolta differenziata e poi dopo non si passa a farla a raccogliere, ma si obbliga i cittadini a consegnarla presso altri punti molto distanti. Quindi diciamo che si vuole fare, ma qui non si fa. C'è poi un problema anche in alcune zone della città che si lamentano, anche in zone molto popolose, dove sembra che vengano svuotati anche con un certo ritardo, nel senso che a volte appaiono anche sui social network delle fotografie dove si vede questi cassonetti pieni e la gente non riesce neanche a lasciare. Ma se vuoi ti porto a Bibbiano, anche a Bibbiano è la stessa cosa, ci sono i cassonetti di differenziata ma sono completamente strapieni e i rifiuti sono tutti a terra, perché passano una volta... non so se una volta ogni 10 giorni, mentre d'inverno basta perché la popolazione è relativa, d'estate logicamente essendoci i tutti non residenti sono stracolmi e quindi di conseguenza i rifiuti sono lì abbandonati per strada. Comunque bisognerebbe fare un incentivo al contrario, no? Perché ci sono diciamo degli incentivi che vengono dati ad esempio a volte a seconda di quanto svuoti tra virgolette di indifferenziato, sì. Però sai che in alcuni comuni poi la vanno a buttare in un altro comune, no? Quindi Subbiano va a Capolona, esatto. Capolona va a Subbiano e così via, San Leo va a Pratantico, sì. No? Pratantico va bene, frazioni, stesso comune, sì, però sai che le cose, i passaggi magari sono possono essere diversi, invece bisognerebbe farlo sulla quantità che tu cittadino restituisci di plastica
che carta. Ma sai, che tra l'altro sono oggetti che hai comprato tu, quindi io lo sai, dovresti avere un vantaggio. Questo è vero, però ho visto comuni dove venne fatte cose del genere, addirittura dove lasciare le bilance per pesare, poi ti davano lo scontrino e così via, però ho visto che andava tutto malora. È sicuramente di difficile gestione. Il costo è esorbitante per mantenere gli impianti e poi ho visto che anche quello non funziona, non da grosse garanzie. Vedremo, secondo te questo inceneritore lo lasciano così o lo raddoppieranno o lo amplieranno? Ti dico la mia personale, io lo raddoppierei. Te lo so che sei un inquinatore. Ma che inquinatore, non inquina niente, dai, io lo raddoppierei. Si risolverebbe un sacco di soldi, si eviterebbe di buttare un sacco di rifiuti in discarica. E poi tanto il risultato è lo stesso. Quindi per me, visto che poi San Zeno è già pronto, quindi io lo raddoppierei. Te l'avevi già io già fatto tutto. Non c'è bisogno di ruspe, è già pronto. Già tutto. Basta mettere i macchinari. Raddoppia. Basta mettere i macchinari. Bene. Allora, se volete buttare i rifiuti, potete andare anche a casa sua, perché tu li accogli volentieri. Va bene. Ci vediamo domani. Ciao.